In descrizione trovate il link a Instant Gaming, dove potete acquistare giochi digitali in sconto anche per Nintendo Switch. Bentornati su Pokémon Next, io sono Diego e ovviamente oggi parleremo ancora una volta, come da titolo, dell'Isola dell'Armatura Solitaria, la prima parte del DLC di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Un nuovo trailer l'abbiamo visto proprio di recente, dove abbiamo potuto dare uno sguardo all'intera mappa dell'isola, oltre che alle torri dei due pugni. Prima di cominciare a parlare di Urshifu più nello specifico, mi raccomando di supportare questo video con un bel mi piace e iscrivervi al canale. Mi raccomando. Allora, partiamo dal presupposto che l'idea dietro a questa prima parte dei DLC dei giochi di ottava generazione è la lotta, o meglio, il perfezionamento di se stessi. Come Dandel, che si allenò ancora prima di diventare il campione imbattuto che abbiamo conosciuto a Galar, anche noi ci eserciteremo per migliorare proprio come Kubufu al dojo dell'isola. Sulla stessa isola troveremo tra l'altro anche un altro allenatore a seguire la nostra stessa strada. Parlo ovviamente di Sofora in Pokémon Spada e di Sevori in Pokémon Scudo. Ho motivo però di pensare che a loro non interesserà per nulla il Pokémon Kung Fu e che si trovino sull'isola solitaria per migliorare l'affinità con il loro Slowbro e Slowking di Galar. Non è un segreto, all'interno dei due DLC ci troveremo di fronte alla forma regionale dei Pokémon appena citati, anche se c'è comunque da specificare che sull'isola dell'armatura troveremo solamente lo strumento necessario a far evolvere lo Slowpoke di Galar nello Slowbro di Galar, e che per far evolvere il Pokémon Ronfone in Slowking dovremo attendere la seconda parte dei DLC, dal momento che lo strumento per farlo evolvere lo troveremo solamente nella Landa Corona. Comunque sia, nulla vieta a Game Freak di inserire questo Pokémon nella prima parte dei DLC, anche se a dire il vero è più probabile che sia Sofora che Sevori avranno lo Slowbro di Galar, e questo molto probabilmente perché l'evoluzione di Slowpoke sarà di tipo psicoveleno, e quindi si rifarebbe benissimo ai team dei due allenatori. L'ipotesi che mi è balzata subito in mente dopo aver letto che appunto il maestro Mustard è riuscito a far uscire fuori tutto il potenziale del Charizard di Dandle è stato che appunto il vecchietto potesse sbloccare questo potenziale per tutti i Pokémon che possono accedere a una forma Gigamax, e questo ovviamente tramite specifici allenamenti. Viene da sé quindi pensare a una possibile forma Gigamax delle evoluzioni di Slowpoke, anche perché onestamente dubito fortemente che in questo DLC vedremo solamente le tre forme Gigamax dei nostri starter, le forme Gigamax di Venusaur e Blastoise, che anche quelle potrebbero venire sbloccate da Mustard, e quelle di Urshifu. E a proposito, il video di oggi è proprio incentrato sull'evoluzione di Kabufu, quindi sotto che ho davvero tante cosette interessanti da dirvi. Parto con il rinfrescarvi la memoria dicendovi che un esemplare di proprio Kabufu ci verrà affidato da Mustard in modo da allenarlo per farlo poi evolvere in una delle torri dei due pugni. Allenando Kabufu nella torre buio si evolverà in Urshifu in forma single colpo, mentre allenandolo nella torre acqua si evolverà in Urshifu in stile pluricolpo. Sarà quindi nostra la decisione di quale strada far seguire a Kabufu. Ma negli ultimi giorni mi è balzata in mente una domanda: ma quindi le forme Gigamax di Urshifu le vedremo solamente una volta finita la trama di questo primo DLC, quando avremo voglia di attivarla? E tra l'altro, non ci sarebbe nemmeno un filino di trama in questo DLC oltre a tutto quello che abbiamo visto finora? Il fulcro di tutto il DLC, dal mio punto di vista, saranno proprio le due forme Gigamax di Urshifu. E quindi oggi voglio proporvi due diversi spunti di riflessione relativi proprio a questo. Innanzitutto, probabilmente dovremo superare la prova di una delle due torri seguendo una regola particolare, ovvero quella della prova limitata, che ci obbligherà ad utilizzare Pokémon solamente di determinati tipi e seguendo determinate regole. Noi sappiamo che finendo la prova limitata di Kabufu, il Pokémon Kung Fu si evolverà in Urshifu, il quale potrebbe finire fuori controllo e scatenare proprio la sua forma Gigamax, subito dopo essersi evoluto. Una delle possibilità alle quali ho pensato è che appunto ci ritroveremo a sfidare il nostro Urshifu per calmarlo subito dopo che si sia evoluto. E analogamente a quanto visto con Eternatus, nella trama di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, potrebbe aspettarci una boss fight proprio contro Urshifu nella sua forma Gigamax. In modo da poter sconfiggere Urshifu, tra l'altro, potremmo avere bisogno del nostro Pokémon iniziale, che in un secondo momento verrebbe
sarebbe allenato seguendo i metodi di Mustard e sbloccando quindi la sua forma Gigamax. La seconda opzione alla quale ho pensato è che dopo aver aiutato Kabfu ad evolversi ci aspetti effettivamente una prova finale. Ma quale potrebbe essere questa prova finale? Onestamente non penso che il vecchio Mustard sia stato inserito in questo DLC semplicemente per regalarci Kubufu. Oddio, potrebbe essere, conosciamo Game Freak. Ma dal momento che ci è stato detto che anche lui è stato un campione di Galar, perché non confrontarsi con lui? Sarebbe bello, no? Insomma, è un maestro, è fortissimo nelle lotte. E onestamente ce la vedrei proprio bene una lotta finale tra i due Urshifu capaci di gigamaxizzarsi per chiudere questo primo DLC. E tra parentesi dobbiamo ancora capire cosa si intenda per armatura nel titolo di questo primo DLC. Ma forse lo scopriremo, forse no. Ma ad ogni modo fatemi sapere qui sotto con un commento cosa ne pensate. Secondo voi andrà veramente così oppure ci aspetta qualcosa di più blando o magari di più elaborato? Vi ricordo ovviamente di lasciare un mi piace per supportare il canale, di iscrivervi se ancora non l'avete fatto e di condividere questo video con i vostri amici. Qui da Diego per oggi è davvero tutto. Ciao allenatori!